Livello 47, trova l'inchiostro. Queste acque pullulano di seppie che attirano predatori da lunghe distanze. Preparati a vedere tanti cacciatori intontiti dall'inchiostro che competono per questi bocconcini. Dovrai essere più furbo degli altri pesci per non farti sfuggire la tua razione di cibo. Le seppie sono fastidiose ma anche utili. Le odi se ti intontiscono con il loro inchiostro, ma le adori quando accecano i tuoi nemici. Il nuotatore più agile avrà la meglio. Sii paziente e cattura legnare seppie. Non mangeremo più pesciolini piccoli, mangeremo seppie per tutto il tempo. Per fortuna c'è questo potenziamento dell'esca per attirare i predatori. Però stiamo sempre attenti al barracuda. Forse è meglio raccogliere le perle per diventare grandi e grossi. Certo, mangiare solo seppie non va bene. Questo è un livello troppo complicato. Allora il video si allunga in maniera incredibile. Dura troppo a lungo la recensione. Non mi piace quando comincia una cosa che non ha fine. Quando l'ostrica tiene la bocca aperta, prendete subito la perla. E non stateci sotto l'ostrica, perché se chiude la bocca e vi colpisce perdete una vita. Manca tantissimo però. Oh, siamo diventati un po' più grandi. Così ora mangeremo altri pesci. Quando raccogliamo una perla, la barra gialla nell'angolo in alto a sinistra dello schermo ci dice per quanto tempo stiamo crescendo. Ci stiamo andando con calma. Ecco, ci siamo quasi. Oh, siamo diventati giganteschi. Ora che sono diventato un pescione grosso, posso finalmente vendicarmi e mangiare dei pesci leone che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo. Meno male, abbiamo finito il livello. Boia, ma è durato parecchio, non finiva più. Meglio che ci salutiamo. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao a tutti.